Dinosauro Death! Oh, sono un dinosauro, 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 sono un dinosauro. Sono un dinosauro, 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 sono un dinosauro! Ho 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 ho. La tosse come sintomo guida in medicina interna. La tosse è generalmente considerata un malanno fastidioso, ma comunque innocuo. Come regola generale, questa opinione può avere un certo fondamento. Non è raro, però, che la tosse sia il sintomo concomitante di una malattia interna probabilmente seria. Questo sintomo deriva dal fatto che in certi casi la tosse costituisce il primo e spesso per un lungo periodo l'unico sintomo facilmente percepibile di una malattia. L'attenzione diagnostica dell'orecchio esterno viene portata precocemente sulla pista giusta dall'osservazione di questo sintomo e delle sue varie differenze. Nell'auscultazione del polmone si devono distinguere i rumori respiratori veri e propri ed i rumori accessori del respiro.
A seconda del luogo in cui si forma, vengono chiamati rantoli, rumori accessori che provengono dal polmone, o meglio dal sistema bronchiale, e rumori di sfregamento, quelli che invece provengono dalla pleura. Ascoltiamo prima i rumori respiratori. Come primo esempio, una tosse irritativa, bronchiale, insistente, secca, nel carcinoma bronchiale. La sua caratteristica acustica, accanto alle tormentose e stancanti manovre per tossire, è la sua inutilità. Manca l'espettorazione risolutiva. È facile distinguere con l'ascolto questa forma di tosse dalla tosse umida nella semplice bronchite da raffreddamento. Oppure il prossimo esempio di una bronchite cronica senza complicazioni. Se esistono contemporaneamente laringite e faringite, la tosse da bronchite può assumere un carattere acustico roco-crupale o anche sonoro-musicale. La tosse con sede più alta nel semplice catarro tracheale suona diversamente, col suo grattare e pungere dietro lo sterno. Essa è principalmente più chiara e i singoli colpi di tosse sono più brevi. Inconfondibile, anche in lontananza, è la pertosse. Ad una profonda ispirazione segue una serie di colpi di tosse staccati, senza ispirazioni intermedie. Alla fine di questo attacco avviene la successiva violenta ispirazione, spesso accompagnata da uno stridore udibile anche da lontano. Tipica è inoltre la ripetizione a breve distanza di questi attacchi, definita ripresa. Solo alla fine di questa tosse stizzosa viene faticosamente espulsa una piccola quantità di muco, denso e vitreo. La tosse abbaiante nell'aneurisma aortico si distingue per un carattere acustico particolare. La frequente ripetizione di brevi colpi di tosse senza grande espettorazione è tipica della tosse da stasi cardiogena. Segnale principale di una insufficienza cardiaca sinistra. La dispnea anche a riposo, spesso accompagnata da rantoli, costituisce qui un ulteriore sintomo guida acustico.
Pacific island number 407, almost directly upon the equator, where the Earth's spin is at its maximum. The lazy quiet of this beautiful tropical place is being violated by the hubbub of scientific activity as we make last-minute preparations for man's first voyage to outer space. We'll be right back.
fare il passo della luce. Ma fa culo! Ma fa culo! Ma fa culo! Ma fa culo!